Sicuramente una legge che stanno provando a fare contro di noi. Tenete presente che una legge non può mai fermare il corso della storia, non può mai fermare la volontà dei cittadini. Questa legge a me spaventa perché è l'ennesima legge incostituzionale, cioè noi andremo a votare magari con questa legge e tra 5-6 mesi ci ritroveremo con la Corte Costituzionale che boccia la terza legge in 10 anni. E questo dimostra ancora una volta che abbiamo una classe politica che invece di fare le leggi per assicurare ai cittadini la possibilità di votare i propri rappresentanti, fa delle leggi per portare in Parlamento i suoi. Tanto è vero, questa è una legge senza preferenze, è una legge con un sistema che favorisce le ammucchiate, tanto è vero che Mastella ha già annunciato che rifonderà l'Udeur perché è pronto a ritornare in partita grazie a questi signori che glielo permetteranno, ed è una legge che è pericolosa, farà piombare nel caos il paese proprio perché permetterà a questi partitini di ricattare i governi. Ricordatevi di Mastella che fa cadere Prodi, Fini che fa cadere Berlusconi, e vi ricorderete di che cosa sta per fare questa legge elettorale. Io dico soltanto una cosa ai cittadini italiani: vediamoci al Senato mercoledì 25 ottobre per una grande manifestazione per far sentire la nostra voce, ma non solo sulla legge elettorale, perché al Senato c'è la legge sui vitalizi che dovevano approvare, non hanno mai approvato. In tempi record stanno approvando la legge elettorale per andare a votare e tenersi il vitalizio. Noi diciamo eliminate i vitalizi, approvate la legge sui vitalizi e poi andiamo a votare anche con la legge che c'è. E abbiamo fatto oggi un appello al Presidente della Repubblica, ai nostri capigruppo, perché questa legge ha evidenti vizi di incostituzionalità. Il Presidente della Repubblica viene dalla Corte Costituzionale e gli chiediamo di intervenire o di non firmare. In ognuno dei due casi questa legge va corretta. Infine, è una legge che porterà ancora più impresentabili in Parlamento.